Meetup Elementor Italia, questo sarà il quarto, il quinto. Ne abbiamo fatto il primo a Milano nel 2019, dopo la pandemia ne abbiamo fatti alcuni online e non mi ricordo, non mi so quantificare se il quarto, il quinto, il sesto, il terzo no, qualcuno in più del terzo l'abbiamo fatto. In questo meetup andremo a parlare di Elementor Kit Library, come funziona, che cos'è il Kit Library. E poi andiamo a vedere insieme l'import e export. Questa è una funzionalità nuova che è stata inserita all'interno di Elementor e ci dà la possibilità di andare a importare dei kit completi che mette a disposizione Elementor già nella versione free e poi modificarli, modificare anche i colori globali, modificare il contenuto. Non andremo a modificare il tutto, vediamo soltanto quali sono le funzionalità insieme. E successivamente le andiamo a importare su un altro sito web. Io credo che questa funzionalità sia una delle più importanti, oltre a tutte quelle che ha rilasciato Elementor, perché ci dà la possibilità di andare a creare una base di colori globali o di layout da andare poi a importare su un altro sito web. Precedentemente dovevamo andare a creare un backup del sito web e esportare il tutto su un'altra installazione. Anche solo per i vari layout, diciamo, potevamo scaricarli uno per uno e importarli, però era un po' più lungo il processo. Con questo processo della Kit Library è molto più veloce. Andiamo alla prossima, apriamo qui, altrimenti andiamo col navigatore. Benvenuti a tutti, il meetup durerà circa un'ora. Diamoci del tu. Non abbiamo la telecamera e il microfono al momento. Nei prossimi cercheremo di organizzarci meglio e di così ci vediamo in faccia, parliamo direttamente come abbiamo fatto nei precedenti meetup. Chiudete il microfono, ma non essendo aperto, passiamo oltre. Se vuoi intervenire, scrivimi nella chat. Cercherò di stare dietro alla chat, anche se li devo vedere una per una. Dopo me la riscorro. L'incontro verrà registrato, come vi ho detto prima, per dare la possibilità a tutti di rivedere il video. Per qualsiasi informazione puoi scrivere a legal@elementor.com. Quello che vi dicevo prima, questo evento è registrato anche per dare la possibilità poi a tutti coloro che vogliono rivedere questo meetup online sui vari canali di Elementor e quindi lo registriamo. Agenda, andiamo a parlare dell'agenda, introduzione abbiamo fatto, il benvenuto anche. E quindi poi c'è l'introduzione a Elementor Kids, già l'ho fatta velocemente a voce, vediamo alcuni punti veloci. Andiamo in screencasting, ho preparato un paio di installazioni, vediamo proprio come andare a importare e esportare i kits di Elementor. Se avete domande, mi fate delle domande e poi ci salutiamo, ci vediamo nel prossimo meetup che spero di organizzare entro fine ottobre. Ok, questa è la nostra agenda. Fino a qui è tutto chiaro, spero di sì. Ok, mi sentite? Ciao Roberto. Ciao Mimmo. Ok. Quindi, velocemente, per chi non mi conosce, chi sono? Io sono Raffaele Mele, mio sito web di riferimento è servizi WP. Dove trovate dei corsi, se avete bisogno di consulenze, se avete bisogno della creazione di un sito web. Quindi è servizi-wp.it. Ho creato la Elementor Italian Community, nella quale condividiamo un supporto per gli utenti che hanno bisogno, scambiamo opinioni. Attualmente siamo 2.500 persone, quindi su Facebook, per chi si vuole iscrivere, siete tutti benvenuti. Sono un meetup leader per Elementor, partecipo ad alcuni programmi di Elementor. Meetup leader cosa significa? Che organizzo dei meetup online e offline. Siamo, diciamo, dei volontari, ok? Se andate sul programma di Elementor potete anche voi richiedere di partecipare al programma Meetup Leader per Elementor. E poi c'è Elementor Educator, ce ne sono diversi. E potete richiedere direttamente a Elementor di partecipare a questi programmi che sono interessanti e nelle varie community, nei vari gruppi anche che ci sono in Slack, ci sono i vari aggiornamenti sul plugin, su eventuali eventi che vengono fatti, eccetera. Veramente interessante.
Poi sono anche un freelance, un consulente, come ho detto prima, realizzo video corsi, faccio formazione nell'ambito del marketing digitale. Ok? Fino a qui ci siamo. Tutto chiaro? Perché io vedo tanti schermi qui. Ok, domande fino a qui? Nulla? Avete domande da fare per il momento? Prima passiamo, andiamo avanti? No? Torno un attimo indietro per vedere se ci sono state domande in particolare. No, al momento ancora no. Abbiamo fatto soltanto l'introduzione. Tutto chiaro, perfetto. Ottimo. Kids Library. Eccolo qua. Perché Kids Library? Perché è stato implementato? Kids Library è stato implementato perché vi dà la possibilità di creare un blueprint. Che cos'è un blueprint? È una base di colori globali, font globali, stile della pagina, un setting di impostazioni che potete creare con lo stile globale che mette a disposizione Elementor e poi andarlo a esportare su un sito nuovo. Vi faccio un esempio. Per chi lavora, per chi crea siti web, anche per agenzie o i freelance che lo utilizzano, eccetera, possono creare dei kits, ok, in base alla tipologia di siti web che creano. Mettiamo che per la maggiore creo siti web per ristoranti, per esempio, o per delle landing page per marketers, eccetera, eccetera, o siti web anche con più pagine, più complessi, posso andarmi a creare una base da zero e andarla poi a esportare come kits e andarla a importare nelle altre varie installazioni di Elementor. Quindi se faccio più siti al giorno o più siti a settimana di un certo tipo, una certa tipologia di mercato, ho la facilità di andarmi a creare uno stampo e poi andarli a esportare e ripeterli. Quando parlo di siti web parlo di non di un sito web completo, ma dei layout che possiamo creare con Elementor, ok? Quindi pagine, header, footer, archivi, layout, articoli, eccetera. Si può utilizzare Kids Library, nasce con Elementor Free, quindi non c'è bisogno per alcune tipologie di layout di avere Elementor Pro, quindi già con con Elementor Free hai a disposizione uno strumento che ti dà la possibilità di importare i layout gratuiti e di esportare quel layout su altri siti web. Quando parlo di layout, scusate se mi ripeto, forse l'ho detto 2 secondi fa, parlo soltanto di layout di Elementor, quindi non i plugin e tutto l'assetto del sito web, ma ciò che abbiamo costruito all'interno di Elementor. Questo può essere preso dagli 80 kits disponibili che abbiamo con Elementor. Negli 80 kits c'è la versione free, la versione pro e la versione agency, se non ricordo male, adesso li vediamo insieme. E puoi importare e esportare. In più, puoi lavorare anche se non importi i siti di Elementor col tuo sito. Se hai un tuo sito già esistente e lo vuoi trasferire come layout, come impostazione su un sito web nuovo, puoi esportare e importarlo in una nuova installazione. E poi sottoscritto trasferisce tutti i layout del sito web, quindi sono i layout, come dicevo, non i plugin. Adesso possiamo andare un attimo in screencasting e vediamo come funziona. Ok? Ditemi sempre in qualche modo se mi vedete, se ci siamo. Vado a prendere un'installazione, anzi due installazioni. Qua mi trovo su Cloudways, non so se lo conoscete, un hosting. Ok, allora vi dico un'altra cosa importante: prima di fare esperimenti, fate sempre esperimenti su installazioni di WordPress vergini, ok? Non su siti web in corso, specialmente quando andate a importare i kits.
Se avete un sito web già online che ha traffico, con il quale lavorate o per i vostri clienti, eccetera, fate attenzione a fare un backup prima, fate eventualmente un sito web di staging, ok? E poi importate un eventuale layout se volete provare o volete testare il plugin. Altrimenti farete dei casini, andate a sovrascrivere quello che già c'è all'interno del sito web. Oppure in locale, ok? Ci sono dei plugin, dei software che vi permettono di lavorare nel locale. Scaricate Mamp, Xamp, ce ne sono diversi e potete andare poi a testare Elementor in locale, ok? Quindi mi trovo su Cloudways, che è un hosting, e vado ad aprire un'installazione di WordPress. Eccola qua, Meetup 1. La vado. Questa è completamente, se non ricordo male, sì, è da zero. Faccio il login. E ok, e mi prendo la password. Login. Ok, entriamo. Eccoci qua, siamo all'interno di un'installazione. Adesso farò un paio di setting veloce. Passiamo qui scriviamo Meetup 1 velocemente, tanto per dare un nome al sito web, vado a cambiare la lingua velocemente. Ok, salvo i permalinks. Questi sono dei setting che vengono fatti quando si inizia a lavorare su un sito web. Ok, non l'ho preparati prima, li sto facendo adesso velocemente. Lettura, scoraggiamenti ai motori di ricerca fino a quando poi il sito web non è pronto e questo si toglie il flag, perché questa è proprio un'installazione da zero, quindi qualche impostazione veloce. Vado a togliere questi plugin che non mi servono. Poi vado sotto aspetti, io inizio da aspetto temi, vado a utilizzare Hello Elementor. Di solito lascio un tema solo, ok? Questi faccio così, eventualmente quando, se ci fosse un problema, devo fare uno switch da un tema a un altro, perché a volte sono dei conflitti con dei plugin, di base ci deve essere un tema di WordPress all'interno, ok? Lascio il 2021, mi vado ad aggiungere velocemente il Hello Elementor. Lo installo. E una volta installato lo attivo. Sto partendo proprio da zero, insieme a voi. Se installate lo Elementor, automaticamente vi dirà: vuoi installare anche Elementor? Certo, perché vado a lavorare con Elementor, quindi installo Elementor. Successivamente chiede: attivo il plugin. Elementor mi dice. Di solito appare qui a breve, se vado su impostazione, vuoi installare anche il plugin dev? Il plugin dev non lo installo perché serve per andare a vedere le nuove integrazioni che vengono fatte su Elementor. Quindi se sarà questa installazione per un vostro cliente, per esempio, non c'è bisogno del plugin dev. Vado a mettere il flag su disattivi i colori preferiti, disattivi i font. Così andrò poi a ereditare quelli che sono gli stili globali e salvo le modifiche. Ci siete ancora? Sì? Perché io da qua non vi vedo. Nicola Ianni dice, l'ha già detto, sarà registrato. Sì, l'ho detto più volte. Basi di WordPress per lavorare in remoto. Yes, tutto ok, ci siamo. Ok, andiamo avanti. Perfetto, ritorniamo di qua. Siamo sull'installazione di Elementor. Ok, quindi sono andato al plugin in impostazione, ho flaggato questi disattivi colori predefiniti per lavorare poi su Elementor. Se andate sotto la voce esperimenti, ci sono tutte le voci sperimentali, chiamiamolo così, che sono integrate all'interno di Elementor, vi danno la possibilità di andare a utilizzare alcune funzionalità che sono ancora integrate ma non rilasciate al 100%, diciamo che qui sotto trovate lo stato alfa, beta, eccetera. Ok,
assicuratevi che ci sia in porta un kit da modello predefinito e già attivato, però perché se andiamo sotto i kits dopo vediamo che era attivato, però possiamo mettere attiva e salviamo le modifiche. Ok, qui siamo su Elementor Free ancora. Quello che vi dicevo prima, vuoi installare Elementor Developer Edition? No, io personalmente no, sui vostri siti di test, se volete installarlo, vi dà la possibilità di vedere le funzionalità in anticipo, questo lo togliamo. Se andiamo sotto la voce template, troviamo il kit library, ok? Clicchiamo su kit library e come vedete abbiamo a disposizione diversi kit. Ci sono dei kit di base che potete utilizzare con Elementor Free, altri nella versione Pro, come vedete c'è la versione Pro, eccola qua, altri con la versione Expert, da quando sono state implementate le nuove licenze, chi ha la licenza Expert potrà utilizzare anche questi layout e via via scendendo troviamo tutti i layout disponibili. Ok, vengono divisi per categorie. Qui sulla sinistra potete scegliere una categoria e andare a vedere all'interno della categoria quale tipologia di template di kits fa al vostro caso. Potete andare a scegliere per tag, creativi, design, decor, eccetera. Potete aggiungere anche i vostri template ai favoriti. Ok, mettiamo il caso che questo Bread Bakery sia uno dei vostri preferiti. Cliccate sul cuoricino e poi ve lo ritrovate sotto ai preferiti. Tutti i template, features sono quelli che abbiamo appena visto, nuovi sono i template appena rilasciati, popolari, trending, eccetera, vengono categorizzati anche qui. Ordine discendente e ordine ascendente. In alto a destra potete andare a importare i vostri kit. Ok, siamo riusciti. Rientriamo. Questa rotellina è per fare l'aggiornamento. Se non vedete i vostri kit, non vi ha messo i favoriti, eccetera, fate l'aggiornamento. Informazioni, vi specifica come funzionano i kit e se cliccate su Learn More vi porterà sulla pagina di Elementor che vi spiega come si utilizzano i kit. Ok, chiudiamo qui. Quindi, una volta che avete individuato il vostro kit, quello che dovete fare è semplice. C'è il demo, clicco su View Demo e vi farà vedere qual è il demo originale che viene rilasciato su Elementor. Quindi andate a vedere se mi piace, lo voglio importare. E per importarlo è abbastanza semplice. Potete vedere anche tablet, mobile, le varie versioni responsive, ok? Overview vi dice di quante pagine è composto questo layout. Ci sono i tag di riferimento per layout, what's inside, quattro pagine. Quando parliamo di Elementor Pro vi dirà anche che c'è l'importazione della pagina 404, per esempio, della navigazione, del footer, layout archivio, layout blog, eccetera. Ma in questo caso dice soltanto quattro pagine perché siamo nella versione free. Quindi, una volta visto il demo, se ci interessa, andiamo a cliccare su Apply Kit. Clicco su Apply Kit e ci chiede giustamente perché abbiamo appena installato Elementor, abbiamo appena scaricato all'interno di questo WordPress. Se vuoi iniziare, devi creare un account. Cliccando Get Started, io sono già registrato, quindi verrò connesso automaticamente. Se non avete un account, seguite il wizard, vi farà fare un account e vi connetterà direttamente alla vostra installazione. Fatto questo, vi dice importare un kit modello. Quindi, che cosa andiamo a importare? Template, quindi se ce ne sono pagine 404, eccetera, come abbiamo detto, serve la versione Pro, ma qui non ce ne sono, come abbiamo visto precedentemente, il contenuto e le impostazioni del sito. Oltre al contenuto, anche le impostazioni, quindi andiamo a ereditare i colori globali, i caratteri globali, il theme style, setting, impostazioni, eccetera, che adesso andiamo a vedere, ok? Clicco su successivo e in qualche secondo
In questo caso ci potrebbe volere un po' di più in base all'hosting, alla connessione, eccetera. È stato importato al sito web. È abbastanza semplice, come avete visto. Ritorno un attimo da voi per vedere se ci sono domande. Non ho capito, ma è un corso su WordPress o sull'Elementor Kit Library? Non è un corso, stiamo vedendo Elementor Kit Library, questa novità di Elementor, ok? Come dicevo prima, è un po' che non ci vediamo, l'ultima volta che ci siamo visti abbiamo parlato di marketing, qui stiamo andando a vedere questa nuova funzionalità che è Elementor Kits. Corso su WordPress, no, dovevo preparare precedentemente le varie installazioni, l'ho fatto insieme a voi passo passo, così se c'è qualcuno di nuovo che è alle prime armi capisce anche come installare e come funziona, ok? Ritorniamo di qua, abbiamo importato back to dashboard, siamo tornati indietro, il sito web è stato importato con successo, visualizza il sito, andiamo a vedere il sito, eccolo qua, è stato importato tutto ciò che era all'interno dei contenuti del sito web. Quello che manca, giustamente, è un logo, perché eventualmente lo possiamo andare a inserire noi, e il menu. Per inserire il menu è abbastanza semplice, clicchiamo su personalizza. Andiamo su menu e successivamente crea nuovo menu principale e header. Vi ricordo che dalla versione 2.4 lo Elementor vi dà la possibilità anche di creare un header e un footer abbastanza semplici e nelle impostazioni del sito potete andare a cambiare i colori e inserire il logo. Quindi clicchiamo su prossimo e vado ad aggiungere le voci, vado ad inserire home, Brands, Story, Contact Us, Sample Page, no, perché è una pagina di prova. E quindi ho inserito il mio menu. Clicco su Pubblica, eccolo qua, e lo troviamo qui sulla destra. Ok? Fatto questo, posso chiudere. Vado a chiudere qui in alto sulla sinistra. Abbiamo importato il nostro layout. Andiamo su in alto, Modifica con Elementor. Theme Builder non c'è perché siamo nella versione free. Vado a cliccare su Impostazioni del sito. Su impostazioni del sito andiamo a verificare, come vedete i colori globali del menu sono stati acquisiti adesso, perché precedentemente non si vedevano, e poi qui abbiamo il nostro eventuale logo o la scritta per il nostro titolo del nostro sito web. Se andiamo nei colori globali, abbiamo importato tutti i colori globali che erano previsti per questo kit. Se torniamo indietro, caratteri globali, abbiamo i caratteri globali previsti per questo tipo di layout e così via. Se andiamo a vedere tipografia, se non ricordo male, qua non è stata impostata, quindi potete anche andare a modificare voi secondo il sito web che dovete fare per i vostri clienti o per voi stessi, andare a impostare sia il colore del testo del corpo, che cosa significa, all'interno dei widget, che non sia un titolo o un H1, un H2, una qualsiasi forma di titolo, ma all'interno dei widget, dei widget di testo, dei testi degli articoli, eccetera. Potete andare a modificare il colore, per esempio. Come vedete, potete andare a creare un vostro colore personalizzato e eventualmente anche aggiungerlo al global style, ok? Colore personalizzato. Ok. Tipografia. Per la tipografia potete andare a scegliere un font, uno qualsiasi, cambiate. Ok, Verdana, per esempio, me lo vado ad aggiungere e scrivo qui nuova tipografia personalizzata. E clicco su creare, è abbastanza semplice, e così via per i link e tutto quello che c'è all'interno, ok? Facendo questo vi andate a preparare già la base per un eventuale nuovo sito web che dovete creare. Se create dei siti web in serie, se create siti web per panetterie, ok? Potete andare a modificare i titoli, i font e andare a utilizzare quelli che vi piacciono di più e che ritenete opportuni per i vostri clienti. E avete già una base pronta. Stessa cosa potete fare per i pulsanti, le immagini, campi modulo, header, come dicevamo prima. Posso andare a modificare, scegliere se voglio
il logo, se non voglio il logo, sono tutte impostazioni che fatte una volta tagliano i tempi di realizzazione di un sito web, il menu se lo voglio far vedere o meno, il layout, la larghezza, il colore di sfondo dell'header, il logo, il colore per esempio del testo, del titolo, mi vado a scegliere il bianco, posso andare a modificare quello che è il carattere, ok, la grandezza, le dimensioni, quindi vado a creare un global style per un kit, stessa cosa per il menu, e potete andare a modificare tutte le parti del layout. Una volta che ho fatto queste modifiche, identità del sito, potete andare a caricare qua il logo, in questo caso lo sfondo, il layout, potete modificare il layout già alla base se avete delle impostazioni particolari per il vostro layout. Una volta che ho modificato tutti questi parametri, ok, clicco su aggiorna e torna all'editor. Alcune modifiche le prende soltanto dopo che abbiamo effettuato abbiamo ricaricato la pagina. Preferenze utente, no, il theme builder qui non c'è, preferenze utente, vado su scuro perché mi piace di più e brido le maniglie. Ok, aggiorna. Una volta che ho fatto questo, avrò fatto tutte le modifiche del caso, ho preparato il mio primo sito web, la base per il mio sito web, ho cambiato i font, ho cambiato i caratteri, eccetera. L'unica cosa che non verrà poi importata sono le immagini. Io credo anche questo c'è un motivo perché non verranno poi importate le immagini, perché ogni sito web ha delle immagini differenti, ok? Quindi se lo faccio per me mi scelgo le mie immagini, ma se vado a preparare dei siti web per dei clienti è logico che ogni sito web ha le sue immagini, quindi avrà il suo sfondo, avrà i suoi colori, avrà più o meno delle immagini diverse. Quello che è importante è la formattazione dei layout, ok? Fino a qua tutto chiaro, altre domande? Ok, qui Fabio Naldi ci fa una domanda e ci dice non capisco quale sia il vantaggio di utilizzare kit di Elementor invece dei kit di produttori di terze parti, vedi Invanto e compagnia cantante. Allora, questi ti ha risposto anche Nicola sotto, e poi abbiamo magari ci ritorniamo dopo. Sono gratuiti, quindi tu scarichi Elementor gratis, gratuitamente, puoi importare i tuoi layout, cioè hai un tema gratuito, hai delle impostazioni che ti permettono di creare dei colori globali e tante altre cose che con alcuni layout non è possibile fare, o con altri temi, per esempio di Envanto non è possibile fare, hai delle impostazioni di massima all'interno del tema, però finisce lì. Non tutti danno la possibilità di importare e esportare con dei colori globali o dei setting globali. Comunque, ritornando indietro, ti faccio vedere una cosa, Fabio. Se noi torniamo indietro e andiamo di nuovo, non qui, scusate, ritorniamo un attimo sui kits. Allora, qui abbiamo preparato il nostro primo layout, diciamo. E come vedete, poi andiamo nelle altre pagine, ok? I titoli rimangono del colore che abbiamo impostato, il testo del colore che abbiamo impostato e tutto il sito web viene importato. Come vedete, è stato importato, è già funzionante e funzionale. Per rispondere alla domanda di Fabio, eccoci qua, ritorniamo indietro. Caro Fabio, se noi andiamo qui nella bacheca e torniamo sui kit, template, kit library, se non ricordo male da qualche parte ci dice, aspetta che c'ho qualcosa davanti qua, looking for more kits, ti servono altri kits, check out Elementor template kits on ThemeForest. Quindi, cliccando qui in basso, se all'interno della libreria non troviamo quello che ci interessa a noi, perché sfortunatamente non c'è proprio nulla, non riusciamo a riadattare i layout, oppure non riusciamo, abbiamo bisogno di qualche altra cosa, ok? Non troviamo ispirazione. Se clicco qua su Checkout Elementor Template Kits on ThemeForest,
Eccolo qua, che vengo reindirizzato su una serie di template che sono stati creati appositamente per Elementor Kids. Ok, però hanno un costo. Ok, non sono più gratuiti. E vai a spendere i 29, 29, 29, 25, 29, 24, 19, 20, 15, quelli che abbiamo visto prima. Acquisti uno di questi, ok? E lo puoi importare all'interno dei kits di Elementor. Ecco perché adesso c'è anche la funzionalità importa e esporta, che adesso andremo a vedere. Quindi i vari kits che andiamo a acquistare fuori, è vero, si possono acquistare, sì, ci sono i Global Style. Quelli che abbiamo visto insieme adesso, c'è l'header, il footer, la pagina 404. Qui addirittura è completamente compatibile con Elementor versione gratuita, quindi tu non devi anche nemmeno sottoscrivere un abbonamento con Elementor Pro, perché ti acquisti questo e ti mette a disposizione il layout. Ok, qui ti vedi le paginette e se ti piace ti prendi questo. Ok, Fabio. Prima di tutto sono creduto che più che altro se uno si crea i propri template in Elementor li può spostare da sviluppo stage a produzione invece che di farli a manella. È vero, se è gratis, forse che forse il prezzo è legarsi a doppio filo con Elementor. Quindi, se non avete delle esigenze particolari e lavorate su template semplici come questo, ok, quello che abbiamo visto adesso qui, questo è completamente gratuito, ragazzi. Già impostato. Potete cambiare i vostri effetti, quello che vi ho detto prima, cambiate e poi è pronto. Una volta che abbiamo fatto questo, ok, mettiamo il caso che noi qui abbiamo realizzato il nostro template, ok, io lavoro con le panetterie e realizzo 10 siti web a settimana o al mese con le panetterie. 10 siti web al mese, ho più tempo per andarmi a realizzare uno per uno a mano. Se li faccio a settimana, devo stringere un po' i tempi. Ok, come funziona? Ritorno indietro, torno alla bacheca, eccolo qua. Scusate che vado a togliere un po' di cose, ok, siamo così. Ritorno su Elementor, vado su strumenti, che non vedo, eccolo qua, strumenti. Sotto la voce un paio di consigli: se a volte il template non si vede correttamente, fate il refresh dei CSS piuttosto che sto sempre sullo stesso sito web. La cache, eccetera, eccetera. Il browser: tante volte il problema è quello perché un'installazione di base senza plugin come questa non dovrebbe dare problemi. Se vi dà qualche problema, potrebbe essere tre cose: cache, rigenerazione di CSS, quello che abbiamo visto qui, sincronizzazione della libreria o il plugin di cache. Queste possono essere le problematiche. Una volta che ho creato questo, è di una semplicità unica perché vado su import e esporta, la trovate sotto strumenti, ok? Esporta un kit modello e importa un kit modello. Queste sono le due voci che sono state inserite. Se volete approfondire, qui c'è link a Elementor che vi porta direttamente sull'esportazione di kit, anche se è in inglese. Se avete problemi, poi potete anche contattarmi. Ve lo spiego di nuovo come funziona. Esporta un kit modello. Se io vado su avviare l'esportazione, ok, kit information, questa è la finestra di esportazione del kit e ti dice quello che esporterà. Questi sono i contenuti. Se ci sono dei contenuti che riguardano la versione Pro, dovete acquistare la versione Pro. Quindi, se avete creato qualcosa col Pro, si presuppone che avete già la versione Pro. Kit Information, Elementor Kit, qui scrivo Kit Panetteria. Descrizione Panetteria, uno può scrivere quello che vuole. Basta che clicco su esporta, tac, in basso qui sulla mia sinistra è stato esportato tutto. Non devo fare niente, mille tick, mille indietro, mille avanti, eccetera. Ok? Quindi, adesso vado su un'altra installazione. Questo è il kit che abbiamo esportato, Meetup 2. Anche qui, ragazzi, non ho fatto prima i vari setting, quindi mi scuso, vi metterò qualche secondo in più. Ecco qua, andiamo. Login. Ok,
Questo è giusto per fare una cosa fatta bene, setting general, cambiamo soltanto almeno la lingua, mettiamo italiano, e qui mettiamo 2, faccio più velocemente che posso, non è un corso su WordPress, e poi andiamo nei permalink velocemente, così non ci perdiamo i pezzi, andiamo qua, scoraggia, ok, aspetto, temi. E andiamo su Hello Elementor, eccolo qui. Vedete quanto è comunque veloce, dai, non ci stiamo mettendo tanto. Nel frattempo, se vi viene in mente qualcosa, volete fare le domande, iniziate a scrivermele sotto. Ok, Hello Elementor l'attiviamo, installiamo Elementor. È semplicissimo, ragazzi. Non è, poi logicamente la differenza la fate voi con quello che andate a realizzare, a vendere ai vostri clienti. Elimina, così facciamo più pulito nei vari passaggi. Spero di non dimenticarmi niente. Impostazioni, queste servono per i global style, esperimenti. Vado sotto, importa un crit modello e attivo. Salva le modifiche. Poi, quando vado su template, non c'è bisogno neanche che mi vada a connettere con Elementor, perché qui vado a importare un mio kit. Ok? Quindi quello che devo fare è andare su strumenti, poi vado su importa, esporta kit, importa un kit modello, inizio importazione, prendo il mio file, eccolo qui, e lo trascino. Me lo porto dentro e mi dirà importa un kit modello. Abbiamo esportato da qui, dal sito Meetup 1, e lo sto importando nel sito Meetup 2. Successivo, pronto, back to dashboard. Abbiamo fatto, ci abbiamo messo veramente 3 secondi. Andiamo a vedere il sito web, visita il sito web. Come vi dicevo prima, poi successivamente, visto che ogni sito è diverso dall'altro, non vengono importate le immagini del sito web precedente. Quindi quello che dobbiamo fare poi andare, possiamo andare a vedere anche le impostazioni del sito, e come vedrete rimangono, a parte il menu che adesso andiamo a inserire, le cose che mancano sono il logo, perché si presuppone il fatto che noi andiamo a inserire il nostro logo. Il menu ci vogliono 2 secondi per andarla a reinserire, e poi le immagini nuove per il nuovo sito web, perché se stiamo parlando di clienti non hanno tutte le stesse immagini, quindi andremo a inserire le nostre immagini nuove. Colori globali rimangono quelli, colori personalizzato, gray element, accent, eccetera, quelli che sono stati inseriti. Caratteri globali, quelli che c'erano già precedentemente. Tipografia. Se è stata impostata quella che abbiamo impostato precedentemente, abbiamo cambiato soltanto il colore. Header, anche l'header rimane lo stesso. Site logo, titolo, il colore e la tipologia. Abbiamo cambiato la tipografia, scusate, abbiamo cambiato soltanto il font. Ok, menu al momento non c'è. Clicchiamo, possiamo anche aggiorniamo, è già aggiornato. Menu screen, andiamo qui. È la stessa cosa del personalizzatore che ho fatto prima. Menu principale, vado a creare il menu, aggiungere pagine 1, 2, 3, manca una che forse è la home, eccola qua. Quindi 1, 2, 3, aggiungi, mostra tutti home, aggiungi, home, ma storia contattassa, vabbè, adesso facciamo così, salva il menu, e quindi abbiamo il menu adesso. Possiamo fare anche velocemente, usciamo qua, chiudiamo, aggiorniamo, e come vedete adesso apparirà anche il menu. Ok, se andiamo un'altra volta nell'header, automaticamente site logo text color l'ha preso in automatico, fatto refresh l'ha preso. Quindi viene importato tutto quello che avete inserito, dovete fare un piccolo controllo naturalmente. E poi andate a inserire l'identità del sito, il logo, le varie immagini, che è semplice per chi già utilizza Elementor, sa come funziona. Scusate, ma io questo qua lo voglio nero, altrimenti mi dà fastidio.
E quindi poi successivamente andate a inserire le vostre immagini, lo stile, l'immagine di sfondo che nel frattempo avete caricato nella vostra libreria media e l'importazione e esportazione è stata fatta. Il sito web è funzionante, ci abbiamo messo veramente pochissimo tempo. Non so se voi siete d'accordo con me su questo. Ok, torno da voi velocissimamente. Tolgo la condivisione e poi vi voglio dire anche un'altra cosa velocemente. Eccomi qua, c'è Giuseppe che manca qui, adesso non riesco a toglierlo, però va bene. Vediamo, è possibile rinominare il nome del template, il nuovo elemento? Allora, ho trovato, guarda, un video su YouTube interessante. L'unica cosa, è possibile farlo, devi entrare nei file di Hello Elementor. Lo puoi fare white label, ok? Però l'unica cosa è questa, che a ogni aggiornamento che farai di Hello Elementor, perché vengono rilasciati, non vengono rilasciati tanto spesso, perché è stato rilasciato 2.4-3-4 mesi fa, quindi appunto perché è un tema di base Hello Elementor, però quando farai degli update, li devi caricare manualmente, ti devi sempre scaricare il zip file di Hello Elementor, modificare il nome di Hello Elementor all'interno dello zip e caricarlo manualmente. Se lo trovo, te lo condivido il video su YouTube. Scusate se continuo a entrare a gamba tesa, se buona prassi fare un child theme. C'è un wizard per farlo al volo e il child si può chiamare come si vuole. E allora su GitHub trovi la base del child di Hello Elementor. La scarichi e quella la puoi scaricare quante volte vuoi. E poi lo puoi anche rinominare come vuoi. Ok. Poi perché farlo cosa? Mi sono perso un pezzo. Il rinominare il file Elementor, perché magari uno vuole fare il white label e non vuole far vedere al cliente che tipologia di tema è installato. Questo, it's up to you. Dipende da voi, dipende da quello che volete fare, da quello che volete creare. E un'altra cosa, Matteo Pagno, intanto inizia a rispondere alle vostre domande. Se vengono utilizzati i plugin, cosa succede al momento dell'importazione? Viene suggerito il download del plugin? Allora, come ho detto all'inizio, Matteo, questo import e esporta è valido soltanto per i contenuti grafici creati con Elementor. Ok? Tutti i plugin non vengono presi in considerazione. Funziona soltanto con i kits, che è questa nuova funzionalità che è stata inserita con Elementor 3.3, Elementor Free, e quindi non prende in considerazione i plugin, ok? Non è un backup del sito web, no, è soltanto grafico. Scusate, eccoli. Avete altre domande? Se no vado avanti con un'altra impostazione che potreste utilizzare. Se non andate a utilizzare un kit, che è quella che abbiamo visto adesso, quello che potete fare anche è andare a crearvi il vostro stile, ok? Iniziando dalla pagina vuota, potete andare a modificare lo stile. Attenzione che qui si accavalla un po' tutto, vado un attimo di nuovo qua, condividi, vado su Chrome, eccolo qua. Oppure possiamo prendere una nuova installazione, o lo facciamo da qua, vediamo un attimo, no, nuova pagina. Quello che potete creare, a parte i vari layout, potete anche da zero andarvi a impostare, importare i kits. Che cosa intendo? Gli stili globali. Stile globale. Modifica con Elementor. Allora, quello che vi potete creare è, per esempio, intestazione. Sempre utilizzando questa funzionalità importa e esporta.
Qui inseriamo un H1, per esempio, ok? Poi andiamo a inserire un H2, poi andiamo a inserire un H3, questo lo modifichiamo, diventa H3, poi andate a inserire un H4, poi andate a inserire un H5, eccetera, H5, poi andate a inserire un H6, questo lo fate una volta soltanto, questo è un editor di testo, elimina, dove eravamo arrivati, H6? H6, ok, poi potete fare anche separato, così c'è più spazio. Facendo così vi andate a creare quel famoso blueprint di cui parlavo all'inizio, ok? Quindi poi inserite un editor di testo, poi mi vado a inserire un'immagine, poi mi vado a inserire sotto un video. E poi adesso non mi ricordo quali sono le altre varie impostazioni, un form, il form è della versione pro, ok, quindi senza che installo la pro, per farvi capire un attimo come andarvi a creare un blueprint, ok, a parte il kit di per sé che vi potete creare, se non andate a importare dei kit già pronti né da Elementor né tantomeno da Envato, ok, quello che potete fare è andare a crearvi il vostro blueprint che vi servirà nella costruzione del primo layout. Che cosa intendo per blueprint? Una volta che inserite H1, H2, eccetera, andare a, impostazioni del sito e vi andate a modificare uno per uno quelli che sono, questi perché li abbiamo importati, ok? I colori che vi servono, il colore primario e vado a inserire il mio colore primario, il colore secondario, il mio colore secondario, testo, che colore voglio dare al testo, ok? Quindi mettiamo a caso, colore primario diventa questo qui, colore secondario, e poi posso andare anche a aggiungerlo come colore primario, il colore secondario o eventualmente a rimuoverlo, colore secondario stessa cosa. Una volta che ho creato la mia palette di colori più i colori aggiuntivi, ok, mi sono creato una parte del blueprint. Quando si crea un sito web si parte da un logo, si parte da dei colori aziendali, si parte da un qualcosa, c'è una palette di colori che viene sviluppata, ok, e quei colori me li vado a inserire nei colori globali. Caratteri globali stessa cosa, qual è il carattere primario, secondario, il testo, gli accenti, la headline, i sottotitoli, i titoli dei widget, il titolo secondario maiuscolo, questo è stato aggiunto, poi nuova tipografia personalizzata è quella che ho inserito io prima, mi vado a inserire questi caratteri personalizzati, torno indietro, H1, che colore deve essere il corpo del testo che abbiamo prima visto, che è il corpo del testo, dei widget o del testo in generale, ok, del sito web, mi vado a selezionare i colori, tipografia per il sito, quale voglio scegliere, Verdana, Arial, eccetera, mi vado a scegliere il carattere, scusate, poi arriviamo agli H1, l'H1, che colore deve avere? L'H1 lo voglio rosso, ok, tipografia, quale? Non utilizzate 150 font, cercate di utilizzare un font per tutto il sito web, al massimo 2, ok. Il peso del font dell'H1, la dimensione quanto deve essere? 60 per tutto questo sito web. Il peso, la trasformazione, li voglio tutti maiuscoli, li voglio tutti minuscolo, li voglio in base al progetto che state utilizzando, o potete lasciare predefinito lo stile normale, corsivo, eccetera. Altezza riga, quanta è la distanza dell'altezza riga, spaziatura carattere, e così mi vado a creare mano a mano l'impostazione del sito web, H1, H2, H3, adesso senza che li facciamo tutti, scelgo il colore, il font, il peso e le varie personalizzazioni. Ok, fatto questo, torno indietro,
e pulsanti non l'ho inserito. Andiamo a vedere, per esempio, l'immagine. Ok, le immagini di questo sito web come devono essere? Devono essere tutte, devono avere un bordo, per esempio, no? Ok, quindi un bordo 20 pixel, il colore del bordo deve essere rosso e poi il raggio del bordo lo voglio così. Quindi tutte le immagini, una volta che le vado a inserire all'interno di questo sito web, saranno così. Opacità, se riesco, qui non c'è l'immagine, ho messo soltanto il widget, ok, scegliete l'opacità, andate a scegliere l'ombra di quadro, i filtri, se c'è bisogno, avete creato la vostra immagine di base per tutto il sito web. Campi modulo, stessa cosa, lo sfondo, stessa cosa, la grandezza del layout, stessa cosa, e CSS personalizzato di solito non si usa per tutto il sito web, però se avete qualcosa potete inserirlo qui con la versione Pro. Lightbox, stessa cosa. Una volta che ho creato il mio blueprint, vado a realizzare il mio sito web. Ogni volta che clicco su aggiorna, esco. Ci siete? Ci siete ancora? Sì, ancora vedo siete tanti, siete 44. Benissimo. Quindi, una volta che io mi sono creato il mio stile, il mio global style, lo stile globale per il sito web, ho dato un'impostazione a tutti gli H1, i test, eccetera, dovete spendere 10 minuti all'inizio, ok? Quando io vado a inserire una qualsiasi cosa all'interno dello spazio di lavoro è già formattata, ok? Se io adesso inserisco un H1, questa è H2, ok? Se io vado a modificare il Cisco H1, tam, già mi prende quello, già l'ho lavorato praticamente, ok? E stessa cosa se vado a inserire un'immagine all'interno del layout, è già pronta, devo soltanto inserire la tipologia di immagine che ho già precaricato precedentemente. Quindi, successivamente, quando avete fatto questo lavoro, ok? Vi siete preparato il vostro blueprint, che è differente dal kit che abbiamo visto prima che abbiamo importato. Anche se le funzionalità sono simili, potete creare il vostro blueprint per l'e-commerce, il vostro blueprint per i blog, per siti web che vogliono soltanto blog, per le landing page, per qualsiasi tipologia di lavoro e vi risparmierà tempo perché poi, una volta che avete pubblicato il vostro sito web, ok, andate, tornate indietro qui. Logicamente lo potete fare anche con la versione Pro, anzi, vi invito ad andare ad acquistare la versione Pro perché è un investimento. Specialmente per chi fa business. Successivamente basta andare su Telementor, strumenti, quello che abbiamo visto prima, importa e esporta, esportate il kit modello, il blueprint, prima abbiamo visto il kit, e andate poi a importarlo nei nuovi siti web, come ho fatto io precedentemente, un'installazione, CloudOS è ottimo per esempio, l'applicazione, vado a creare la mia nuova applicazione, che è un'installazione di WordPress, 3 minuti, avete visto i setting che ho fatto per il sito web. Una volta che ho creato il sito web, vado a importare il kit, vado a sostituire le immagini, i loghi, e pronto. Ok? Queste sono le due cose importanti. Questa nuova funzionalità di Elementor vi dà la possibilità di lavorare con i kit con Elementor Free, vi dà la possibilità di creare i vostri blueprint, esportarli e andarli a importare in una nuova installazione. Potete importare i kit, come abbiamo visto, potete acquistarli su Evanto. Quindi io credo che sia veramente un aggiornamento interessante. Allora, ragazzi, già un'ora che stiamo insieme, mi fa piacere perché ho visto che siete tanti, ancora siete 44, quindi ovviamente siete tanti. E parliamo un attimo adesso se avete domande, adesso scorro un po' quello che avete già fatto, vi rispondo, interrompo la condivisione, eccoci qua, e vedo la chat un attimo velocemente dove siamo arrivati. O qua, se vengono utilizzati i plugin, cosa succede al momento dell'importazione? Viene suggerito il download del plugin? No, quello che ho detto prima, i CSS vengono importati, i CSS, se utilizzi la versione Pro e li inserisci dentro i Global Style, vengono importati o se inserisce all'interno dei layout. Non ho fatto un test, ti dico la verità, ma tecnicamente serve la versione Pro per mettere il CSS all'interno del layout di Elementor nelle avanzate. Se è la versione Pro dovrebbe importartelo.
Io mi sono fatto il child di logon implementati nel functional alcuni script, tipo quello per aggiungere i media nella ricerca di elemento, oltre ad altre cosette. Bravo Fabio, e poi magari in un prossimo meetup magari ne parliamo volentieri. Scusa se torno all'argomento di plugin, ma questo link viene mostrato un pop-up con i missing plugin Team Forest Net Kits for the Company. Matteo, che cosa? Qual è la domanda però nello specifico, Matteo? Viene mostrato? Dici c'è un pop-up qui all'interno di questo kit? Lo sto vedendo, voi non lo vedete, lo sto guardando io adesso. True Coding Style. Guarda, sicuramente come tu sai, potrebbe header footer, import, template kit, importa il tutto. Sicuramente se è un pop-up e funziona con Elementor o hanno loro implementato un qualcosa con Elementor Free, dovresti sentire gli sviluppatori o altrimenti ti serve la versione Pro. Questa sarebbe una paginetta per impostare i colori, fonte e tipografia, il famigerato theme style. Sì, theme style, global style, e adesso li puoi importare e esportare, Fabio. Li importi, li crei, li esporti, li importi su un altro sito e avrai già il setting pronto anche sull'altro sito. Con questi aggiornamenti i temi a pagamento soffriranno. Guarda, io credo che già con Hello Elementor, tutti quelli che utilizzavano Astra, che utilizzavano GeneratePress, OceanVP, tutta questa tipologia di siti web, anche se ci si lavora bene, ok, ma con i Global Style che sono usciti già da qualche tempo e con Hello Elementor puoi fare a meno di un tema a pagamento. Dipende sempre, io dico sempre questo, dipende sempre dal progetto che devi realizzare. I temi a pagamento, dipende quale tipo di tema a pagamento. Probabilmente ognuno inizia a fare i temi con l'opzione Elementor Kit. Probabile, devi trovare poi il mercato. Forse Evanto dà la possibilità di pubblicare i propri lavori, quindi eventualmente chi crea i propri temi, i propri kits, eventualmente può anche provare a rivenderli. Già con Elementor i temi stanno soffrendo, esattamente come abbiamo detto, ma per creare il blueprint ci deve essere solo quella pagina, oppure in esportazione si può scegliere la pagina da esportare. Ma io poi, allora, quella potrebbe essere una pagina di stile, cioè viene solo creata quella pagina dove ci metti tutte le cose e poi con l'impostazione del sito che abbiamo visto, dei global style, te la vai a sistemare, no? Cioè vai i tuoi layout, i tuoi margini, i tuoi tutto quello che ti serve, scusate. E quindi quella rimane fuori dai template di Elementor. Che significa? Che se ho creato una home, un blog, una qualsiasi cosa, è una pagina a sé. Però tu puoi anche dare lo stile al blog. Quella pagina è soltanto un blueprint. Cosa significa? Che al di fuori della realizzazione del layout, se non voglio andare a ripostare ogni volta mettiamo il caso che il sito web ha pagine diverse, spazi diversi, eccetera, ma utilizzo gli stessi caratteri, gli stessi font, gli stessi colori, vado ad utilizzare una pagina del genere. Con Elementor più lo crei il tuo tema personalizzato con il kit, esporti la base, ma non mi convince molto in quanto ci sono diverse personalizzazioni per ogni tipologia di sito web. A quel punto preferisco un backup. Ognuno è libero di lavorare come vuole, quello che ho detto anche prima, backup, import, esporto, eccetera. Prima ho detto anche che chi lavora su siti web seriali, ok, quindi lavoro con quella tipologia di sito web, il mio standard è quello, faccio il sito web per il panettiere, ok, i plugin utilizzo solo Elementor, un plugin di cache e non ci sono tantissime personalizzazioni, esportando i kit ci metto un attimo, ta, ta, esco e rientro dall'altra parte come ho fatto vedere prima, quindi
Quindi se faccio 10 siti web a settimana, ok, taglio i tempi di lavoro. Se invece faccio siti web più complessi, ok, ciò non toglie che il kit lo posso sempre importare, però se devo importare per ogni sito web diversi plugin, che poi tra le altre cose appesantiscono pure. Quindi, non so, c'ho il plugin di cache, c'ho il plugin di gestione appuntamenti, c'ho il WooCommerce, c'ho il plugin di corsi dentro, c'ho quello, c'ho quell'altro. Forse sicuramente un backup ti aiuta a trasferire il tutto. Ciò non toglie che il kit lo puoi importare anche in questa maniera. Domanda: è possibile importare un kit library e personalizzato con il blueprint creato in precedenza? È possibile importare un kit library e personalizzarlo con il... Sì, lo puoi fare. Ti faccio velocemente vedere come. E ti condivido lo schermo. Eccoci qua, condividi. Ok. Una volta che avete importato un kit, okay, andiamo dentro al sito, visita. Non questo, mi serviva quell'altro. Questo è Meet 2. Forse è qua. Vediamo questo. Ottimo. Quando tu importi un sito web da Elementor, Kits o anche da qualsiasi altro layout all'interno compatibile con Elementor, ok? Però vuoi cambiare il font, per esempio. Un attimo dentro Elementor, eccolo qua. Modifica intestazione. Se non ci sta bene quello che vediamo qua, oppure ho importato il layout e poi successivamente vado a importare uno stile che è quella pagina del blueprint che abbiamo visto prima e non mi, il layout quindi rimane con le impostazioni che gli ho dato prima. Vado qui su widget, tasto destro, reimposta stile. Facendo questo, reimposta stile. Adesso non è cambiato nulla perché prende ancora i caratteri globali. Ma mettiamo il caso che avessimo cambiato tutti i caratteri globali successivamente all'importazione del widget di testo. Andando su reimposta stile, ok, mi azzera lo stile e ti dà quello di base, ok? Allora, mettiamo il caso, andiamo su quest'altro, forse è più comprensibile. Bacheca, visita al sito. Ok. Mettiamo il caso che io adesso vado a... qui, modifica con Elementor. Ok. The Art of Bakery. Qui abbiamo creato il blueprint. Se io adesso faccio questo, che cos'è? Un H1, un H2? Questo è H1. Se io faccio reset... Dovrebbe, no, non ce lo prende. Comunque, ok, perché è impostato qua nuova tipologia personalizzata. Facendo reset dello stile, di solito, reimposta stile, ti azzera anche il carattere che ha e gli vai a dare, qui rimane su questo perché nella tipografia è rimasto questo qui, forse non l'ho modificato. Comunque, facendo questa operazione, reimposta stile, ti azzera il widget, ti azzera l'intestazione del testo, eccetera, e te lo riporta alla base, ok? Come se fosse nuovo, come se fosse così. Non capisco perché adesso non lo fa, però dovrebbe farlo. Forse nelle impostazioni globali, adesso senza andare a rivedere tutto, ci sono. C'è impostato un font, te lo riporta così, quindi alla base del blueprint che hai creato. Poi, ragazzi, se avete altre domande, vi rispondo volentieri per altri 5 minuti, e altrimenti, anche se siete ancora in 40, mi fa piacere, ci dobbiamo lasciare perché siamo 1:10 già che siamo insieme, sono contentissimo e vi dico che il prossimo lo facciamo sicuramente a ottobre, parleremo di WooCommerce, con il nuovo widget di WooCommerce, andiamo a vedere un po' WooCommerce qual è stata l'evoluzione, ok?
con Elementor, stanno lavorando su molti fronti. E ci sarà anche questa cosa, non ve la posso dire perché è un segreto. Grazie Francesca. Ciao Nicola. Ci sarà un evento importante, ma non ve lo posso dire perché ancora ci stanno lavorando. Ci sarà veramente un evento importante e sarei contento se... Ciao Carmine. Grazie Danilo. Ciao Francesco. Cristina, grazie per la disponibilità. Ciao a tutti, ci vediamo a ottobre. Ciao. Vi aspetto a tutti a ottobre. Poi mi trovate anche io, ho fatto dei video su YouTube. E su servizi WordPress, se avete bisogno, vi trovate. Non dovete aspettare il meetup ogni volta. Alla prossima, ottimo. Ciao Chiara. Allora, visto che ci stiamo salutando, utilizzo le ultime due slide che avevo preparato, così ci rigiochiamo anche queste. Ecco qua. Ah, volevo parlare di news, per chi rimane, altri 2 minuti parliamo di news velocemente, dai. Community Hub, Elementor Academy, forum release recenti. Da 3.4 WooCommerce abbiamo visto i breakpoint, anche una cosa veramente interessante. Kids Library l'abbiamo visto. Ok, se avete domande sui breakpoint, per esempio, come si attivano, vi posso far vedere. E se avete domande su WooCommerce, le facciamo la prossima. Poi forum.elementor.com, ragazzi, è stato lanciato il forum con l'iscrizione a Elementor, non c'è bisogno credo della versione pro, potete accedere ai contenuti di Elementor, ok? Sono diversi contenuti interessanti che vi possono interessare. C'è un forum vecchia maniera, soltanto che, scusate, che è in inglese. Poi, che cosa abbiamo? Community. Qui c'è tutti i forum, eccetera. E che vi volevo far vedere? No? Questa è l'altra dashboard. C'è l'Academy. L'Academy è veramente interessante. Se andiamo un attimo su Elementor Academy, eccola qua. È tutta in inglese ancora. Però se avete bisogno, vediamo un attimo. Dove sta l'Academy? Academy, eccola qua. Qualsiasi cosa vi interessa per chi parla inglese, potete andare alla ricerca all'interno dell'Academy, elementor.com/academy, e potete andare a cercare le varie informazioni. Ci sono anche dei video, ok? Learn by topics, eccetera, eccetera. Interessanti contenuti, ok? In inglese, oltre al canale YouTube, vi può essere utile. E che altro avevo aggiunto su questa presentazione? Nulla, grazie a tutti. Visto che ci stiamo salutando, ci vediamo nel prossimo meetup. E sul mio sito web ci sono anche dei corsi per Elementor, Elementor Master, Elementor Leads, ne sto creando altri. E quindi se vi interessa servizi wp.it. Allora, c'è un appuntamento fisico prima o poi. Matteo, guarda, l'ho fatto a Milano. Pensate, sono di Roma, organizzata a Milano. Abbiamo fatto l'incontro, c'erano una cinquantina di persone, abbiamo parlato di Elementor e poi abbiamo fatto un aperitivo tutti insieme. E sì, lo voglio fare di nuovo, sia a Milano lo voglio fare anche a Roma. Ok? E credo che vi potrebbe arrivare anche un'email per un feedback. Quindi rispondete, mi raccomando, se vi è interessato l'appuntamento. I prossimi appuntamenti vi arriverà comunque l'email sempre da Elementor. E per il prossimo lo facciamo a fine ottobre e parliamo di WooCommerce. No, di WooCommerce, ma di Elementor WooCommerce. Ok, preparo qualcosa come abbiamo fatto per oggi che è stato veramente interessante. Ragazzi, se avete domande ancora, altri 5 minuti e poi ci salutiamo perché vedo che ci sono ancora 27 persone collegate. Se non avete altre domande, a breve vi lascio, ok?
Qui c'è anche il canale Slack di Elementor, del quale faccio parte, e Meetup Leaders come How2, eccetera. Qui questo è meglio che l'abbassiamo, altrimenti. Ciao Graziano, alla prossima. Ciao Alessio, nulla, figurati. Se, visto che oggi vi è piaciuta questa lezione, ci vediamo più spesso. Non aspetto più 3 mesi, facciamo una volta al mese. Dai, con Elementor c'è tanto da parlare. Ciao Emanuele, ci vediamo alla prossima. Ciao Marco, alla prossima. Allora, i webinar precedenti, quello con Luca Orlandini, però è più parlato, abbiamo parlato poco di Elementor, sempre qui negli eventi. Se vai sugli eventi precedenti, da quando siamo passati su questa piattaforma, lo trovi sempre qui sugli eventi Meetup Italia. Però non abbiamo fatto screencasting, abbiamo parlato un po'. Farò più screencasting perché vedo che vi piace di più seguire. Come si lavora con Elementor. Ciao Costantin, ciao Fabrizio. Francesco, ve lo segno questo qua delle immagini e vediamo se possiamo approfondire, ok? Quelle che vanno per la maggiore, per leggerezza sono le JPEG, JPG, adesso c'è il formato WebP. Bene ragazzi, aspetto, siete ancora in 17, finché non uscite non mi mandate a cena qua. Ciao Mimmo, alla prossima, grazie di aver partecipato. Ciao Massimiliano. Ciao Francesco, alla prossima. Allora, nei prossimi giorni creo già l'evento per fine ottobre, ok? Alla prossima, ciao Mimmo. Siamo rimasti in 9. Un abbraccio forte a tutti. Ottimo, sono contento che ti è piaciuto Mimmo. Ragazzi, un abbraccio forte. Ci vediamo a ottobre, fine mese. Parliamo di Elementor WooCommerce e i nuovi widget che sono stati rilasciati. E sicuramente inserirò qualche altra cosa. Un abbraccio a tutti, ciao, ci vediamo a fine ottobre.